Restiamo in tema perché anche quest'anno l'INAIL stanzia incentivi per le imprese che investono in sicurezza, c'è tempo fino al 31 maggio per presentare la domanda, ci dice di più Viviana Pentangelo. In Basilicata dall'inizio dell'anno sono stati 5 gli incidenti mortali sul lavoro, un dato che induce a tenere alta l'attenzione sul tema sicurezza, anche da parte degli imprenditori. A loro è rivolta una nuova iniziativa dell'INAIL. Per l'8° anno di fila l'istituto mette a disposizione finanziamenti a fondo perduto. È il cosiddetto bando ISI che per la Basilicata stanzia oltre 4.200.000 euro. 5 le tipologie di progetto finanziabili, per le prime 4 il contributo può essere pari al 65% dell'investimento, fino a un massimo di 130.000 euro, 50.000 per le piccole e micro imprese. Per le aziende agricole le percentuali sono diverse. I soldi possono essere spesi per acquistare nuovi macchinari agricoli o per esempio per bonificare i luoghi di lavoro dall'amianto. L'anno scorso sono state 35 le aziende ammesse al finanziamento, la maggioranza nel settore edile. Le domande possono essere presentate sul sito dell'INAIL entro le 18 del 31 maggio. Ogni azienda può fare una sola richiesta. Per illustrare il bando e ridurre il rischio di inammissibilità delle domande perché incomplete, l'INAIL Lucana ha organizzato alcuni seminari con la collaborazione di Confindustria e ANCE Basilicata che forniranno assistenza agli associati, così come farà l'istituto. Sul sito istituzionale dell'INAIL vi è una specifica voce incentivi alle imprese dove vi è la pubblicazione del bando, degli allegati, ciascuno riferito ad una tipologia di progetto ammissibile, nonché la procedura guidata, mentre nelle sedi INAIL, chiaramente di Potenza e di Matera, è possibile trovare tutto il materiale utile oltre che personale preposto alle informazioni del caso.